Il termine bambini di strada è la traduzione letterale del portoghese meninos de rua, una delle espressioni più utilizzate in Brasile per parlare del dramma dell'infanzia povera e abbandonata. È un termine ormai entrato nel linguaggio corrente, che viene però utilizzato per descrivere in maniera piuttosto generica un fenomeno molto più complesso e composito. L'Associazione Docenti Senza Frontiere ha dato vita ad un progetto denominato Miescolita Mischi, bambini e bambine a scuola e non sulla strada, per colmare il vuoto istituzionale e la carenza di assistenza sanitaria, scolastica e affettiva di molti minori, in particolare in quelle aree marginali socialmente vulnerabili dell'Ecuador, dove il sistema educativo e sociale attuale non soddisfa le necessità dei bambini e degli adolescenti, i quali si trovano quindi limitati nelle proprie capacità di sviluppo e pertanto non vengono loro garantiti i principali diritti umani. Noi siamo volati in Ecuador per monitorare lo stato di attuazione del progetto, capire come sono stati investiti i soldi stanziati dalla provincia autonoma di Trento, toccare con mano i bisogni e le difficoltà dei partner locali che ogni giorno lavorano con bambini e famiglie fortemente disagiate, e per portarvi nel cuore pulsante di uno stato ricco di contraddizioni, vibrante di storia, di mercati, di danze e di costumi. La popolazione dell'Ecuador è in continua crescita e gli abitanti, che nel 1961 erano poco più di 4 milioni e mezzo, sono stimati essere nel 2013 intorno ai 15 milioni e mezzo. L'età media della popolazione è di circa 26 anni. Oltre il 61% della popolazione dell'Ecuador risiede nelle grandi città. Il 23% dei bambini sotto i 5 anni sono cronicamente malnutriti. Le popolazioni di aree rurali non hanno accesso all'acqua potabile e il cui rifornimento è fornito per mezzo di autobotti o con il prelievo diretto dai fiumi. Ci sono 686 casi di malaria ogni 100.000 persone. Dal 2007 al 2012 l'economia ecuadoriana è cresciuta ad una media annua del 4,3%, al di sopra della crescita media degli altri paesi dell'America Latina, nonostante la crisi internazionale mondiale avvenuta a partire dal 2008. È quindi vero che il tasso di povertà è diminuito, ma è anche vero che rimane una piaga che penalizza fortemente le popolazioni indigene, in particolar modo le popolazioni rurali della Sierra e le periferie delle città, prime fra tutte la capitale Quito. La negazione a bambini e bambine di assistenza sanitaria, sociale e di istruzione. I colori imperversano ovunque, nelle piazze, sulle bancarelle e nella bandiera. Il giallo che rappresenta l'abbondanza e la fertilità delle terre, il blu che rappresenta i colori del mare e del cielo e il rosso, simbolo del sangue versato dai soldati e martiri durante la guerra d'indipendenza. Tutto è colore in Ecuador, anche nella povertà, che purtroppo vede come principali vittime i bambini limitati nelle proprie capacità di sviluppo e pertanto non sempre vengono loro garantiti i principali diritti umani. Si tratta di bambini con problematiche forti, dovute a difficili condizioni familiari. Sono ragazzini di strada, minori sfruttati, spesso vittime di violenza. Percorriamo una strada in pessime condizioni, non asfaltata e tortuosa, per arrivare a Pambamarca, nella provincia di Pichincha, facente parte della cordigliera delle Ande, dominata da numerosi vulcani, tra cui il Cayambe, la terza montagna in ordine d'altezza dell'Ecuador. Nessun mezzo pubblico collega queste alture con i centri abitati a valle. Agglomerati di case sono visibili qua e là. Quasi tutte le abitazioni sono dotate di corrente elettrica, ma non sempre di acqua potabile. La modernità, la frenesia, la globalizzazione sembra non abbia abbracciato questi luoghi. Isolati, silenziosi, senza tempo. Guardando dall'alto si scorgono sui crinali dei monti teloni bianchi. Sono le serre dove migliaia e migliaia di rose vengono prodotte per essere immesse sul mercato mondiale. La comunità di Pambamarca è una delle più povere dell'Ecuador. La prima tappa del nostro viaggio in Ecuador parte da qui, dalla scuola di Pambamarca, una località a 3.300 metri di altitudine, e per arrivarci abbiamo impiegato ben 2 ore su strade molto impervie. A questi bambini, che come potete vedere ci hanno accolto in maniera molto calorosa, noi abbiamo portato 2 sorprese. Innanzitutto la sciarpa fatta dalle nonne dei bambini di Cimone,
e poi anche Zizi, il clown da Ravenna. Hola niños, yo soy Zizi. I bambini dell'Istituto Comprensivo Aldino Mattarello di Trento conoscono già ciò che noi ancora non sappiamo, ma che scopriremo a breve. Con il supporto di Docenti Senza Frontiere, gli alunni hanno fatto un percorso che li ha portati a scoprire i mille volti dell'Ecuador attraverso un approccio globale e non solo di sensibilizzazione delle tematiche salienti di questo popolo, abbracciando ricchezze da salvaguardare e problematiche da risolvere. Un percorso interdisciplinare per comprendere differenze ma anche similitudini, ciò che ci differenzia e ciò che ci rende uguali agli altri abitanti del nostro mondo. Noi siamo qui anche per loro. Siamo stati incaricati di consegnare questa sciarpa dai colori della bandiera dell'Ecuador e dell'Italia, fatte dalle nonne dei piccoli della scuola di Cimone, appositamente per i bambini di Pamba Marca, che ci stanno aspettando, anche loro, con dei doni che provvederemo a consegnare ai nuovi amici conosciuti in video dall'altra parte del mondo. Questo per voi, bambini dell'Ecuador, l'albero della vita. Un dono virtuale, certamente, ma fatto con il cuore per esprimervi la nostra amicizia. Con questa sciarpa, realizzata dalle nonne di Garniga e Cimone, ci auguriamo che gli intrezzi creati con la lana rimangano come simbolo di unione tra i nostri popoli. La scuola base Carlos Andrade apre le porte nel 2007 grazie al sostegno dell'Associazione Pachamama di Trento ed è ora composta da 7 cicli scolastici e una scuola dell'infanzia di 2 anni più un anno ponte. È frequentata da 170 bambini tra primaria e scuola materna. Una scuola povera ma dignitosa nella sua semplicità. I bambini vengono a piedi tutte le mattine percorrendo anche 10 km a piedi, non importa l'età. Si fermano a pranzo e poi tornano a casa. Un pasto frugale ma garantito. Una ciotola divisa in bianco con lenticchie e tonno. I NAS rabbrividirebbero davanti alle condizioni igieniche dei locali, ma è un grande passo avanti e una grande ricchezza il solo avere una struttura adibita a scuola e una maestra. Jeanette è la maestra che nel 2007 ha inaugurato questa scuola, quindi proprio la primissima professoressa della scuola di Pamba Marca. Com'è stata la tua esperienza in questi anni? Bueno, hola amigos, yo me llamo Janet Rojas. Antes empecé trabajando en la comunidad Pamba Marquita, donde yo vivo. Conocí a Livio hace 7 años. Gracias a él estoy. Ho iniziato a lavorare nella comunità di Pamba Marca dove vivo nel 2007. In questi anni mi sono diplomata e sto costruendo la mia professione di insegnante. Ogni giorno percorro 45 minuti a piedi per raggiungere la scuola dove i miei bambini mi aspettano. Quando sono arrivata qui, questa aula non esisteva e tutto era in pietra. Oggi, grazie all'aiuto degli amici italiani, la scuola è diventata più grande e più bella. Inizialmente i bambini erano 85 e noi insegnanti in 2. All'inizio è stato difficile, ora per fortuna abbiamo quanto è necessario. Alla scuola è stato aggiunto l'orto comunitario e io ne sono la responsabile. Il mio stipendio non è molto a causa delle politiche del governo ecuadoriano e mi posso sostenere solo grazie agli amici italiani. Vi voglio salutare con una frase in quechua che dice: amici d'Italia, che Dio vi ripaghi. Shukpunchakama, amigos d'Italia. Dije, Dios le pague, muchas gracias amigos d'Italia. Hasta pronto. Jeanette, anche i bambini, anche i tuoi alunni fanno tanta strada per venire a scuola tutte le mattine. Bueno, los niños en sí salen a las 6 de la mañana desde sus casitas que se encuentran. I bambini si alzano all'alba per arrivare a scuola in orario. Fanno molti chilometri a piedi e quando arrivano a scuola siamo consapevoli che sono già stanchi. Grazie all'aiuto del governo ricevono una colazione composta da una bevanda a base di cereali e alcune gallette. Alle ore 10 c'è una piccola ricreazione e poi si riprende la scuola fino all'1, dove viene distribuito un pasto per poi ritornare a piedi a casa. I bambini sono contenti di venire a scuola perché così ricevono un pasto sicuro. Quando rientrano nelle loro case devono occuparsi degli animali, portarli al pascolo e accudirli. Alla sera, terminato tutto questo, possono dedicarsi ai loro impegni scolastici. En la tarde se dedicarán a hacer las tareas y nuevamente todos los días la misma rutina. Gracias.
Dall'Italia, insieme a Pachamama, sono stati anche portati dei giochi per i più piccoli. Non sono bambini dai mille sorrisi, difficilmente vedono facce nuove e probabilmente non sono mai scesi a valle. I 4.000 metri di altitudine sono segnati sulle loro guance, bruciate dal vento e dal sole. Bambini silenziosi, anche fin troppo educati. Molti di loro vivono a casa situazioni di grande disagio a causa del problema dell'alcolismo che coinvolge troppi adulti, in special modo le madri. Visitiamo la serra, attraverso la quale vengono prodotti cibi utilizzati in mensa e dai maestri che per tutta la settimana rimangono in un'abitazione adiacente alla scuola per l'impossibilità di scendere a valle. È curata e ben tenuta. Fernando, Pambamarca si trova fuori dal mondo, nessun mezzo di trasporto arriva fino qui, ma terminata la scuola, questi bambini che futuro hanno? Agradecer por la visita primeramente. Realmente acá Pambamarca está muy alejado. Pambamarca è molto distante dai centri abitati. È molto difficile dare futuro a questi bambini. Lo sforzo che stiamo facendo è grande per permettere loro di avere una preparazione sufficiente per lavorare la propria terra o affinché siano preparati per supportare una immigrazione verso la città. Grazie al progetto che si sta portando avanti in queste comunità, alcuni ragazzi hanno avuto la possibilità di entrare nei collegi e alle università nelle città e per noi è stato un vero motivo di felicità e di orgoglio. La labor como proyecto y nos sentimos muy contentos de estar trabajando con todos los amigos de Italia. Gracias. Infine ci viene donata il Wipala, che è una sciarpa con i colori delle popolazioni indigene. La indossiamo con orgoglio e lasciamo questo inaspettato angolo di mondo. Nella periferia di Quito facciamo visita a due strutture del centro ASA, partner locale di Docenti Senza Frontiere. Molti bambini e adolescenti trovano qui attività ludico-ricreative, di recupero scolastico o case famiglia, che li allontanano dalla strada o da genitori che non sono in grado di occuparsi di loro. Quito è una metropoli lunga 52 km e larga meno di 5. Molti sono i quartieri in difficoltà. Le problematiche maggiori sono la droga, l'alcolismo, la prostituzione, il narcotraffico, lo sfruttamento del lavoro minorile. Un altro aspetto importante del progetto Mi è scritta Mischi è anche il supporto alle famiglie e l'alfabetizzazione degli adulti volte a migliorare le competenze socio-psicologiche dei genitori e rafforzare il loro senso di appartenenza comunitario. ASA è un'associazione di ispirazione cristiana che raccoglie la sfida alla povertà in tutti i suoi significati. Offre risposte alternative a favore delle persone, delle famiglie e delle comunità, promuovendo lo sviluppo integrale con spirito di solidarietà, partecipazione ed appartenenza. I centri dopo scuola CAIS di ASA sono frequentati da circa 267 ragazzi, di cui 139 bambine. Sarà proprio una di loro a introdurci in questa realtà, raccontandoci la sua giornata al centro. Yeah. Buenas tardes, nosotros somos los niños del CAE. Buenas tardes María Cristina, Paula, Francesca, María, Olivio. La nostra giornata al centro inizia quando finisce la scuola. Pranziamo in mensa e poi giochiamo un po' fino alle 14. Poi entriamo nelle nostre classi, ognuno al proprio livello. Dalle 15 fino alle 16 facciamo piccoli lavori come disegni, pittura, acquerelli, oggetti con la plastilina e successivamente svolgiamo i compiti assegnati a scuola. Terminati, ritorniamo alle nostre case. All'interno del progetto è stato organizzato per la prima volta un incontro con i bambini di Pambamarca attraverso un campionato di calcio. Purtroppo abbiamo perso, però ci siamo divertiti molto. No, hacemos las tareas desde las 4 hasta las 5. Ya. Aquí
nostra compagnera, la Gabi. Qui presente c'è la nostra maestra, che ci aiuta il pomeriggio e si occupa dei bambini del secondo e del terzo livello. Lavora qui con los niños de desde segundo de básica hasta tercero de básica. I ragazzi che frequentano il CAI sono eterogenei, sia per anni che per problematiche esistenziali. Gli operatori svolgono la loro attività fino a pomeriggio inoltrato, dividendo i giovani frequentatori per fasce d'età. A breve sarà realizzato anche il laboratorio di informatica, a cui tutti i bambini seguiti da un adulto specializzato potranno accedere. Evelyn è la coordinatrice del centro e del progetto Mieschelita Mischi. Evelyn, come trascorrono i bambini le giornate qui? Bueno, el proyecto que nosotros llevamos aquí es... L'aiuto che diamo a questi ragazzi e alle famiglie è indirizzato prevalentemente all'alimentazione, alla salute e al settore scolastico. Nel pomeriggio vengono proposti ai ragazzi corsi di recupero e successivamente vengono aiutati nello svolgimento dei compiti scolastici, perché nella maggior parte dei casi i genitori non sono in grado di aiutarli. Evelyn, quali sono state le maggiori difficoltà riscontrate nell'organizzazione del progetto? Bueno, lo que tenemos como mayor dificultad aquí es un poco en lo que respecta al... La più grande difficoltà riscontrata è sicuramente la poca collaborazione da parte dei genitori, mentre da parte dei ragazzi è prevalentemente il poco rispetto, la violenza, la poca responsabilità. Prima di questo progetto, ai ragazzi erano sconosciuti questi valori. Qual è stato il momento più triste, più difficile e invece il momento di maggior gratificazione? Lo que yo he pasado lo más triste que he percibido por medio de aquí. Sicuramente il più triste è lo scarso interesse che i genitori hanno nei confronti dei loro figli. Come stanno, se si impegnano, quali sono i loro interessi. Il più bello e il più gratificante è condividere la loro vita e lavorare insieme per crescere. È ricevere un abbraccio, una carezza, un sorriso di ringraziamento per l'aiuto che gli stiamo offrendo. Come di agradecimiento por la ayuda que se les está brindando. Eso es lo más bonito que hemos tenido. Obiettivo fondamentale del progetto è quello di contribuire alla crescita di bambini, bambine ed adolescenti nel rispetto dei principi di universalità, responsabilità e protezione integrale, coinvolgendo le famiglie e le comunità al fine di garantire l'esercizio pieno dei loro diritti. È fondamentale sottolineare che l'istruzione è la chiave per un futuro migliore. Si stima che in Ecuador ci siano ancora 350.000 bambini e bambine fra i 5 e i 18 anni che non studiano. Per riuscire è necessario lavorare in rete con i governi locali e in sinergia con i principali attori coinvolti e i diversi settori sociali. Rocío, ci parli del progetto Mieschelita Mischi. Bueno, para nosotros como la Asociación Solidaridad y Acción ha sido un'opportunità immensa il contar con el apoyo de este progetto. Per la scuola e per l'associazione ASA è stata un'opportunità immensa poter contare su questo progetto che è iniziato un anno fa. Nella scuola si è introdotta una nuova metodologia che ha permesso di strutturare un servizio che copre le necessità dei bambini dai 5 ai 13 anni. Il progetto ci ha permesso di ottenere risorse didattiche, favorire la socializzazione e gli incontri fra i vari centri scolastici e migliorare il servizio in generale. Sono stati possibili incontri con le famiglie, creando dialogo sui temi importanti quali il maltrattamento infantile o consigliare come comportarsi con i bambini in difficoltà e profitto scolastico basso. Quali sono poi proprio i benefici che la comunità, i bambini e le famiglie hanno ricevuto da questo progetto? Il maggior beneficio sta por venir, che è l'alfabetizzazione digitale. A breve partiremo con l'alfabetizzazione digitale, grazie all'acquisto di strumenti informatici innovativi che permetteranno non solo agli alunni di avviare dei percorsi di studio, ma anche ai genitori di avvicinarsi e prendere confidenza con le nuove tecnologie. Sono tanti i bambini e le donne che hanno bisogno di aiuto. Bueno, hablamos de alrededor de 230 niños que han sido beneficiados. Oltre 230 bambini dislocati nei vari centri CAIS usufruiscono del progetto. Sono bambini che vivono in famiglia, ma anche un gran numero sono bambini che non godono di una reale presenza dei genitori durante la giornata, in quanto assenti per lavoro.
I centri offrono pertanto a questi bambini un'assistenza sia dal punto di vista dell'alimentazione sia di assistenza scolastica e ricreativa. In tutti i centri ci sono 14 persone, una coordinatrice, un assistente maestra. Ogni operatore si occupa di 15 bambini circa. In ore della tardi. E voi avete allargato questo progetto anche con la comunità isolata di Pamba Marca. Come è stata coinvolta? Bueno, también para ASA fue un reto grande el trabajar con esta comunidad de Pamba Marca. Importantissimo nell'ambito di questo progetto è l'aver messo in comunicazione le comunità di Pamba Marca con i nostri centri a Quito, altrimenti isolata e impossibilitata a confronti e crescita. Grazie Rocío e buon lavoro. L'Associazione Docenti Senza Frontiere, l'Associazione ASA in Ecuador, l'Istituto Comprensivo Aldino Mattarello, l'Associazione Pachamama Madre Terra Onlus e la Fondazione Fontana, con l'importante finanziamento della provincia autonoma di Trento, hanno lavorato in sinergia affinché gli sforzi di tutti portassero un po' di benessere, serenità e speranza in un futuro migliore per centinaia di bambini usurpati dell'infanzia a causa di condizioni sociali sfavorevoli e non supportate adeguatamente. Il nostro viaggio a Pamba Marca e nei quartieri poveri di Quito ha messo in evidenza carenze sia a livello sanitario che psicologico-educative, alle quali si cerca di far fronte nel migliore dei modi possibili. Sicuramente ora molti bambini hanno un luogo dove appoggiarsi e trascorrere pomeriggi, apprendendo e studiando, ma anche giocando e confrontandosi con realtà nuove e positive, affinché il loro universo simbolico si arricchisca di positività per iniziare a sognare un futuro diverso per se stessi e per i vicini compagni di vita. Ciao! Ya, listo, presto.